Morto questa mattina a Roma Carlo Azeglio Ciampi, da tempo malato, il presidente emerito della Repubblica aveva 96 anni. Da Banca Italia alla presidenza del Consiglio al Quirinale, saldamente ancorato ai valori della nazione e dell'Europa, fu il padre dell'euro. Buongiorno, benvenuti al TG1. È morto questa mattina a Roma il presidente emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. A dicembre avrebbe compiuto 96 anni, da tempo malato era ricoverato in una clinica della capitale. Un settennato, quello di Ciampi, già presidente del Consiglio, ministro del Tesoro e governatore della Banca d'Italia, caratterizzato da sobrietà, ritrovato orgoglio nazionale e forte sentimento europeista. Ripercorriamo allora i suoi anni al Quirinale nel servizio di Simona Sala. L'Italia sarà quello che voi sarete. Credo nella persona, nella dignità delle persone, ripeteva Carlo Azeglio Ciampi. Il presidente è amato da tutti gli italiani, l'uomo che ha scommesso sull'Italia e l'ha portata nell'euro. Carlo Azeglio Ciampi è stato questo e molto di più. Governatore della Banca d'Italia per 14 anni, premier per 14 mesi, ministro del Tesoro, senatore a vita. Uomo delle istituzioni, lontano dai corridoi di partito. Un tecnico che ha affrontato le strettoie più difficili del paese e della politica guidato da un profondo senso dello Stato. L'unità nazionale che dovrà rappresentare e perseguire impone che si volga lo sguardo verso quello che sarà il destino degli italiani nel secolo che sta per cominciare. Azionista e antifascista, durante la guerra si rifiutò di aderire alla Repubblica di Salò. Ciampi ha sempre amato le sfide, a cominciare da quella di scalare, lui, uomo di formazione umanistica, tutti i gradini di Banca d'Italia, fino a diventarne governatore. È il 1993, quando nell'Italia sconvolta da Tangentopoli e dagli attentati, viene chiamato a Palazzo Chigi. Presidente del Consiglio, traghettatore dalla mano salda, guida il governo che accompagna il passaggio al maggioritario. Finito il suo compito, ritorna nelle retrovie quando nasce la Seconda Repubblica. Non passano due anni e già Prodi lo richiama in prima linea. Come ministro del Tesoro guida la sua impresa più difficile, l'ingresso nella moneta unica, quando in pochi ci credevano, e il Parlamento lo ringrazierà eleggendolo nel 1999 a larga maggioranza capo dello Stato. Carlo Azeglio Ciampi. Con Ciampi arriva al Quirinale un uomo di valori risorgimentali, piedi ben piantati nella Costituzione, sguardo rivolto al futuro. Al colle più alto rivela una capacità tutta particolare di entrare in sintonia con gli italiani che contraccambiano, facendo schizzare alle stelle l'indice di popolarità. Al suo fianco la moglie Franca, compagna inseparabile di una vita e di tante missioni presidenziali. Sarà Ciampi il primo presidente a visitare tutte le province d'Italia, rivitalizzando l'amore per il tricolore. Un viaggio che si conclude nella sua Livorno, con parole rivolte ai concittadini che suonano come testamento di un grande presidente per tutti gli italiani. Sono sempre stato e sempre sarò uno di voi. Ponetevi sempre nuovi traguardi, credendo in ciò che fate, dimostrandoci tenacia e determinazione nel realizzarli. Mettendoci, come dico sempre, l'anima. Lo abbiamo detto, per 14 anni Ciampi è stato governatore della Banca d'Italia nel pieno della bufera che aveva travolto l'istituzione dopo il crack di Michele Sindona. Vediamo allora un profilo economico del presidente emerito nel servizio di Laura Chimenti. Il banchiere centrale che diventa presidente della Repubblica. Nel 1946 comincia la sua carriera in Banca d'Italia, lo stesso anno del conseguimento della sua seconda laurea in giurisprudenza e del suo matrimonio con Donna Franca. In Banca d'Italia ci resta 47 anni, iniziando dalle filiali, con gli ultimi 14 anni da governatore dell'Istituto di Via Nazionale dal 1979 al 1993. Nella sua breve esperienza da presidente del Consiglio, durata un anno dal 93 al 94, si diede un duro colpo all'inflazione con l'accordo governo-parti sociali del luglio del 93. Diede il via anche alla privatizzazione di numerose imprese pubbliche a partire da Poste Italiane. Ministro del Tesoro per tre anni nei governi Prodi e D'Alema dal 96 al 99, si trovò a fronteggiare gli obblighi imposti dal Trattato di Maastricht che richiedevano all'Italia la drastica riduzione del debito pubblico perché il nostro Paese potesse entrare a far parte della moneta unica. Il suo contributo fu fondamentale.
Tra i provvedimenti più significativi, la manovra correttiva di bilancio varata nel settembre del 96 dal governo Prodi, che consentì un abbattimento di oltre 4 punti percentuali del rapporto debito-PIL, il parametro di Maastricht fondamentale per il nostro paese. Carlo Azeglio Ciampi se n'è andato a 95 anni. Silenziosamente, con discrezione, l'economista, l'uomo di Stato, il presidente emerito della Repubblica. Tutti i ruoli che Ciampi ha interpretato con sobrietà e senso della misura, una vita trascorsa nelle istituzioni, spesso in momenti complessi e difficili, a partire dalla lotta di liberazione. Dopo la militanza giovanile nel Partito d'Azione, Ciampi non ha più avuto tessere di partito, una laicità che gli ha garantito un rispetto bipartisan. Assunto a 26 anni in Banca d'Italia, dopo la laurea, quasi per un vezzo prese solo la tessera CGIL Bancari, ma non modificò il suo pensiero di apertura al mercato, all'impresa. Già negli anni 70 è tra i sostenitori più convinti della strada europea, con l'idea che un certo rigore di Bruxelles potesse aiutare l'Italia ad eliminare vizi antichi. Nel 1993 il capo dello Stato lo chiama a Palazzo Chigi. È il primo presidente del Consiglio non parlamentare della storia della Repubblica Italiana. Sono gli anni devastati da Tangentopoli. Ciampi arriva da laico, da economista di provata esperienza, forte di rapporti consolidati con il mondo finanziario e sindacale. Un premier che seppe imporre il suo rigore, tanto che poi venne chiamato a far parte come ministro delle finanze anche dei governi Prodi e D'Alema. È lui, da europeista convinto, che gestisce l'ingresso dell'Italia nell'euro. Non mancano le polemiche. Ciampi le incassa senza scomporsi, cerca la mediazione e alla fine, il 13 maggio 1999, è ritenuto l'uomo giusto per il Quirinale come successore di Scalfaro. Ciampi viene eletto alla prima votazione con una larghissima maggioranza. Durante il suo settennato si avvicendano a Palazzo Chigi D'Alema, Amato, Berlusconi, ma Ciampi riesce ad essere il presidente di tutti gli italiani. Presidente della Repubblica, presidente del Consiglio e governatore della Banca d'Italia. Una vita nelle istituzioni, sempre in momenti difficili, di passaggio, con scelte che hanno segnato la nostra storia, a partire dalla lotta di liberazione. Laurea in lettere e poi l'ingresso nel servizio studi della Banca d'Italia, la carriera interna fino al ruolo di vice direttore generale, infine la nomina a governatore. Il Ciampi laico, con in tasca quasi per un vezzo solo la tessera della CGIL, Federazione Bancari, va a favore del mercato, dell'impresa, ma in modo temperato. Già dagli anni 70 sostenitore della strada europea, con l'idea che i vincoli posti dall'Europa avrebbero aiutato l'Italia a liberarsi da una serie di vizi antichi e di blocchi allo sviluppo economico e sociale. Nel 93 entra a Palazzo Chigi, sono gli anni di Tangentopoli e non si riusciva a fare un governo. Ma l'ex governatore arriva sempre senza tessera partitica, sempre con le sue esperienze nel mondo finanziario e forte di ottimi rapporti con le compagini sindacali e con gli imprenditori. Già ministro dell'economia, dei governi Prodi e D'Alema, è lui che gestisce l'ingresso dell'Italia nell'euro, quindi diventa una prestigiosa riserva della Repubblica fino alla chiamata al Quirinale, che sembra uno sbocco perfettamente naturale, ma per decisione di un ampio schieramento di forze politiche. Il centro-sinistra e il centrodestra durante il settennato si avvicenderanno a Palazzo Chigi, D'Alema, Amato, Berlusconi, con l'uno e con l'altro schieramento. La linea di Ciampi è stata sempre quella di difendere la Costituzione.